Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti su una maggioranza di 104, 65 le schede bianche, 2 voti sono andate a Liliana Segre che presiede l'Aula. E altrettanti a Calderoli. Dopo l'elezione, La Russa ha regalato un mazzo di rose a Liliana Segre, l'esponente di Fratelli d'Italia. Ha dichiarato: "Grazie a chi mi ha votato fuori dal centrodestra. Il mio è un compito di servizio. Non devo cercare oggi di applausi, non devo dire parole roboanti o captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno. Le scelte che dovrò fare a volte piaceranno, a volte non piaceranno. Non c'è bisogno di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa. Cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti." Queste le parole di La Russa nel suo primo discorso da presidente del Senato, che è stato suggellato da un lungo applauso. Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito al mancato voto di Forza Italia per Ignazio La Russa a presidente del Senato, risponde: "Per me quello che contano sono i risultati. Mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie." Il leader di Forza Italia, Berlusconi, a proposito della formazione del governo, dichiara: "Sono lieto del voto di oggi. Avevamo fatto i calcoli che lo avrebbero votato tutti lo stesso." E a chi gli chiede, a chi suo avviso abbia votato per La Russa, ha replicato: "Il terzo polo e i senatori a vita. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone. I veti sono inaccettabili."